Prima di cominciare ci terrei a dire una cosa. Un utente mi ha chiesto perché pronunci Inazuma in modo sbagliato. Il fatto è che non pronuncio Inazuma Eleven in modo sbagliato. La parola Inazuma, fulmineo, fulminante, fulminanti, va letta Inazuma, non Inazuma. Se in Giappone dici Inazuma, è ok, se dici Inazuma, non ha alcun senso. Tutto qui. Niente di più, niente di meno. Ciao a tutti, Gucci, ben ritrovati dalla vostra Nell'Incrociato 1, sono Azuma Eleven. Settimo episodio, andiamo subito a fare la sfida contro la brainwashing. Non perdiamo altro tempo e parliamo con Silvia. Non con, sì, con Celia. Eccola qua, Silvia. Mark, cerca di non esagerare troppo con gli allenamenti. Hai fatto abbastanza per oggi? In realtà non mi sono allenato. Nelly, in poche parole, vuole che non deludiamo la sua fiducia che ha nei nostri confronti. E non lo faremo se... Nelly, tranquilla. Vinceremo anche questa partita con il massimo impegno e... cioè il minimo sforzo e il massimo rendimento. Ecco, così è giusto. Oggi è gran giorno. Finiamo gli ultimi preparativi e andiamo a giocare. Che preparativi devo fare? Sono carico massimo? Sono carico al massimo, ok? Se dovessi incontrare qualche sfidante lungo la strada, come faccio? A proposito di sfidanti, io potrei avere dell'equipaggiamento da dare a questo punto. Perché a dire il vero non ho mai cambiato accessori fino ad ora. Axel gli do scarpe impatto che aumenta l'attacco, ma il resto... Ah, un po' di fasce ce l'ho. Fascia difensiva. Beh, lui che è difensore ha bisogno di una fascia difensiva. Fascia sfarzosa, niente. Ciondolo promessa. Il ciondolo promessa, come appunto dissi, non aumenta nulla. È giusto così per tenerlo. Resistenza. Resistenza che ad Axel non... ce n'ha poca, ce n'ha. Ah, per il momento solo questi quattro. Poi dopo, man mano che compro le cose, aumento anche agli altri i parametri. Ma per il momento nulla. Poi magari dopo per conto mio compro qualcosa e aumento i loro parametri. Anche perché comunque sia costano abbastanza le cose nei negozi, quindi per il momento proprio nulla. Magari dopo con la partita contro la brainwash. Inoltre ho insegnato il doppio fulmine Inazuma ad Axel e lo faccio fare in combo con Mark. Tanto non c'è nessun problema se lo faccio fare in combo con Mark. Non è che Mark esce dai pali fisicamente, solo per l'attacco, ma poi l'immagine dopo torna dentro i pali, cioè non è dentro, tra i pali. Che cavolo sto dicendo? Torna tra i pali e a posto. C'è davvero qualcosa di strano in questi tizi. Sarà a causa del lavaggio del cervello. Vediamo che effetto gli fa il nostro doppio fulmine Inazuma. Forza ragazzi, questa partita segnerà il trionfo del nostro esperimento sul lavaggio del cervello! Beh, è pazzo. È un cane pazzo, prova a dare un pezzo di pane a quel povero pazzo cane. Cioè, non era così, ma ci ho provato. È andata malissimo. Nel senso che... male nel senso che non era quella, però bene perché non ho detto la parola con la C. Perché dire le parolacce non va bene! Specialmente per chi è youtuber, ok? Ti bloccano i video e ti levano la monetizzazione. Non che io ci guadagni qualcosa, per carità. Però, insomma, quei 4 euro al mese ci prendo il fumetto di One Punch Man, che poi costa 4,50 euro, quindi manco mi bastano i soldi, figuratevi. Però intanto... Axel! Kevin, Axel, ancora, vai! Ah! Ah, sì, è vero, quando arrivo a più mosse mi cambio pagina, giusto. Doppio fulmine Inazuma, forza! È arrivato il momento di provare il doppio fulmine Inazuma, non crederete ai vostri occhi! Questo vi darà una bella scossa. Ah, una cosa. Si può vincere anche senza il doppio fulmine Inazuma, eh? Si può. Perché quando giocavo in giapponese e non ci capivo un cavolo di tutto quanto il testo, non capivo neanche le mosse e volevo dirvi che praticamente non ho usato il doppio fulmine Inazuma per vincere, però ho vinto lo stesso. Il doppio fulmine Inazuma l'ho preso prima della partita contro, cioè l'ho usato prima della partita contro la
contro la Zeus, perché era quel periodo in cui, insomma, in cui stavo iniziando a imparare a leggere un po' i caratteri Hiragana e Katakana, e avevo letto appunto Inazuma Ichigo, che sarebbe Inazuma 1, Fulmine 1. E praticamente, seguendo anche l'anime giapponese, quando ricevevano Inazuma Ichigo e facevano questa mossa, ho detto porca miseria, vuoi vedere che quella mossa? Allora l'ho insegnata e poi mi si è aperto un mondo praticamente con le tecniche. Ed è gol. Che mi ripare? Però comunque sia, come ho detto, si può vincere anche senza il fulmine Inazuma. Ora sì che cominciamo a divertirci. Non esaltatevi troppo mocciosi. Cioè, voi avete la mia stessa età. Che cosa stavo facendo? Siamo nei guai, l'apparecchio per il lavaggio del cervello non funziona più. Questo non l'avevamo calcolato. Cosa dobbiamo fare adesso? Allenatore, che cosa facciamo? L'apparecchio non era ancora perfetto. Ma cosa state dicendo? Il calcio è bello proprio perché è imprevedibile. Lasciate perdere il lavaggio del cervello e pensate solo a giocare come sapete. I calcoli del calcio non servono a nulla, bisogna solo divertirsi. Il vostro modo di intendere il calcio è completamente diverso dal nostro. Forza, la vera partita comincia adesso! Diglielo Mark, diglielo che la vera partita comincia adesso, quando già state vincendo. È un po' strana come cosa, eh? Che poi io sto giocando, appunto, come alcuni di voi sanno, sul 2DS, perché mi sono ricomprato la capture card per il 2DS. E devo dire che... a giocare con l'analogico, a muovere l'inquadratura con l'analogico, oramai è molto più comodo, come è giusto che è normale che sia, di muoverla appunto con le frecce quadrate. Invece con l'analogico muovo in tutte le direzioni, o quasi. Però quando giocavo col DS, che ancora non era uscito il 3DS per l'appunto, nonostante io giocassi molto anche alle console casalinghe, giocavo più che altro col portatile. E sinceramente mi trovavo benissimo, sia a Pokémon sia in Azuma Eleven, a giocare con il D-pad, il Directional Pad appunto, le quattro frecce, chiamiamole così. E era comodo, non so perché, ma mi trovavo benissimo, quindi posso dire che era comodo. Però io quando leggo di gente che dice il pad del Nintendo 64 è ergonomico, il che cosa? Il pad del Nintendo 64 è ergonomico? Ok, probabilmente non hai mai giocato a Nintendo 64 per dire certe idiozie. Chiunque ha giocato a Nintendo 64 sa quanto potesse essere scomodo per il 50% dei giochi quel pad a tridente. Che poi scusa, quando programmi un gioco, ma io non capisco. Vedi che il pad è fatto in un certo modo, perché poi pad era più un joystick quello che un pad, ma va bene uguale. Quando vedi che è fatto in un certo modo, a tridente il pad, no? Ma non vuoi programmare il gioco in modo tale da non dover farmi premere la croce direzionale e l'analogico nello stesso gioco, nella stessa sequenza di gioco? Magari per un minigioco muovo il pad, per un altro minigioco l'analogico. Invece no, non era programmato affatto così. Era programmato malissimo alcuni giochi, non tutti. Tipo Mortal Kombat. In Mortal Kombat era disgustosa la cosa. Dovevi scambiarti tra l'analogico e il direzionale. Infatti, ora vi faccio vedere una foto di come lo tenevo io, perché ce l'ho ancora originale. Così lo tenevo praticamente. Ed era più comodo così piuttosto che tenerlo con la mano sinistra al centro e poi cambiare tra la destra e la sinistra. Era molto più comodo come lo tengo io. E poi ero piccolo, ma non ci arrivavo bene. A 7 anni l'ho ricevuto. Quando avevo quasi nel 97, 98 l'ho preso. Avevo 7 anni, sì. Praticamente poco dopo l'uscita in italiano. E ho preso il bundle con Mario 64, quello che reputo il miglior gioco del mondo, secondo me. Cioè, un gioco come quello non esiste. E mai esisterà. Cioè, se noi paragoniamo l'anno d'uscita alle meccaniche che ha Super Mario 64, è il miglior gioco del mondo. Cioè, se i giochi non fossero andati più avanti del Nintendo 64,
lasciate perdere la PlayStation, che la PlayStation a quel tempo non implementava nulla di nuovo, anzi è la Nintendo che ha implementato l'analogico, ma va bene, lasciamo perdere questo piccolo particolare. Se Mario 64 fosse stata l'ultima innovazione tecnologica, sarebbe il miglior gioco del mondo. Però, secondo una GameScore, mi sembra, non mi ricordo chi è, poco fa hanno rilasciato una lista dove affermano che il miglior gioco di sempre da giocare quest'anno, o meglio, di tutti i giochi, è The Legend of Zelda Breath of the Wild. Allora, per carità, Zelda è bello, ma tu non puoi fare una stima del 2017 quando ancora deve uscire Super Mario Odyssey. E poi mi metti nella stessa lista CSGO, Counter-Strike Global Offensive, ma davvero? A parte che ha messo pure Portal, Portal abbastanza in alto l'ha messo. Per carità, Portal è bello quanto vi pare. Però ragazzi, sei una rivista abbastanza conosciuta online. Rivista, sito di informazione videoludico. A volte qualche cazzata la dicono pure loro, ma non ai livelli di certi siti senza fare nomi. Però insomma, un minimo di... Mettici la testa quando scrivi l'articolo, no? Deve ancora uscire Super Mario Odyssey, il ritorno del grandissimo Mario. Quello è il ritorno del re. Su Switch, ragazzi. E se riesco, se c'ho voglia, ci faccio anche un video. Però comunque sia, mettere certi giochi insieme ad altri da giocare nel 2017, lascia perdere, perché non è il caso di fare quella lista. Intanto la partita sta andando alla grande, sto vincendo 2-0 senza sforzarmi troppo. È una partita molto, molto semplice, devo ammettere. Hanno finito il furore, ora infatti lo attivo io, appena prendo palla. Dai ragazzi, so. Perché poi la cosa bella è che dura 15 minuti di gioco, praticamente. Del gioco, non della vita reale. Sì, se no le partite non finivano più. Una partita in genere dura un quarto d'ora, neanche. La cosa brutta è che loro hanno molto fisico e molta grinta. Per questo riescono a passare veloce, facilmente nella mia difesa. A parte che penso che dopo questa rivedrò lo schema, perché non può... è fallo. Rivedrò lo schema perché non mi piace come si muovono i giocatori. Ho detto anche l'altra volta, non mi fare fallo se mi fai fallo. Ah, meno male. Meno male. Vabbè, anche tira. C'è la mano di luce che para tutto. Eccola qua. Mano di luce! Secondo me la tecnica più bella di Mark è Omega the Hand. La mano Omega. Si chiama la mano finale? Parata finale? Non lo so. Non mi ricordo, perché mi sembra di averla sbloccata nel gioco di Inazuma Eleven Go, ma non mi ricordo come si chiama. Poi può anche essere che mi sbaglio, non l'ho sbloccata. Ah, non ho trovato il furore, vabbè. Tanto passare passa lo stesso. Goal! Questo sì che è gioco di squadra. Oh yeah. Va bene, manca un minuto alla fine. Saranno qui 10 secondi della vita reale. Salvo tecniche e cose varie. È finita, 10 secondi, va. Eccoci qua. Grazie. Grazie a voi ci siamo ricordati della vera bellezza del calcio. Siamo riusciti a sconfiggere completamente il loro condizionamento mentale. Siamo diventati così dopo aver giocato contro la Royal Academy. Al termine di quella partita il nostro allenatore è venuto da noi e... Che cosa? E se questi due fatti fossero collegati tra loro? Oddio, ho letto male che cosa, devo dargli un'altra enfasi, ma... Pensavo che Mark dicesse che cosa, nel senso che cosa vi ha fatto. Vabbè, andiamo avanti, dai. Forza, Royal Academy! È scappato!
Ma che significa? La Royal Academy è coinvolta in tutto questo? La Royal Academy. Cosa avranno in mente? Boh, però ho vinto! Allora, Semma, trasformazione. Ah, mi ricordo. Super armadillo! Ah, sì, ok, mi ricordo. Il fulmine zigzag di Kevin che serve a rubare la palla o a tenerla. No, fulmine zigzag serve a rubarla. Se non vado errato. Ce l'abbiamo fatta, Nelly! Siamo in semifinale! Grazie, Nelly. Il merito di questa vittoria è tutto tuo. Ah. Non dimenticatevi che queste sono le qualificazioni regionali del Football Frontier. C'è ancora molta strada da fare. Wow, certo che questa squadra ti sta veramente molto a cuore. Mi sa che ti avevo mal giudicata. In realtà anche a me, insomma, facevi un po' paura. Devo comportarmi così perché quei ragazzi sono totalmente inaffidabili. Ok, Nelly, torniamo alla sede del club. Abbiamo alcune faccende da sbrigare. E io che c'entro? Dai, dai, seguimi. Chi l'avrebbe mai detto che Nelly importasse così tanto del club di calcio? Anche io devo darmi da fare per raccogliere tutte le informazioni. Non conosco questo numero, chi sarà? Pronto? Chi è? Tu! Non ci credo. Perché adesso, dopo che sei sparito per 6 anni? In effetti avevo notato una somiglianza. Ma perché finora non mi hai mai chiamata? Come puoi pretendere che possa fidarmi ancora di te? Cosa vuoi? Cosa vuoi da me adesso? Tanti anni fa ci hai abbandonati tutti. Noi, la tua famiglia. Bugiardo, bugiardo! Bene. Quindi siamo arrivati alla fine di questo episodio con un piccolo... non cliffhanger, ma insomma... si può ben intuire, per chi l'ha giocato, quello che, chi, con chi sta parlando al telefono seria, però con chi non l'ha giocato, chi non l'ha mai giocato, insomma, non sa bene quello che sta succedendo, quindi non dico nulla. Forse il prossimo episodio chiarirà un po' di fatti a noi oscuri. Io, come sempre, vi ringrazio per aver seguito questo video, leggermente più corto, ma comunque sia abbastanza interessante, e le vere partite iniziano adesso. Dalla partita contro la Royal alla partita contro la Zeus. Per il resto, queste prime partite per le qualificazioni regionali sono state una bazzeccola. Quindi, e come sempre vi ricordo che in descrizione c'è il link per Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!